Classifica random con giochi passato, presente e futuro del mondo, vediamo cosa viene fuori. Dead Cells mi è piaciuto abbastanza, ma Chrono è un po' difficilotto da battere, eh? In generale. Oddio, si può battere, ma Marvel Among Us non l'ho mai giocato. Marvel lo conosco abbastanza. Uncharted 3 o Battlefield 2? Battlefield non mi pare di averlo giocato, ma più o meno conosco come va l'andazzo della serie. E Uncharted 3 è stato il gioco che ha iniziato un po' a farmi distaccare da Naughty Dog, anche se poi li ho giocati bene o male tutti i loro giochi. Però resta comunque una scelta preferibile. Harvest Moon o GTA Vice City? Vice City credo lo sceglierei, Harvest Moon un po' meno. Anche se non sono troppo fan di GTA. Max Payne o Heavy Rain? Bell'esperienza, ma no, Max Payne molto molto più interessante. Metal Gear 4 è forse il capitolo di Metal Gear che mi è piaciuto meno, perché c'era già quel Kojima un po' troppo filmmaker, non mi piace. Non mi piace il suo cambiamento. Quindi God of War 2, quando penso a God of War 2 ho ancora in testa la musica di Chris Velasco del Minotauro, quindi God of War 2. Grim Fandango o Forza Motorsport? Per quanto possa sembrare strano, Grim Fandango non è uno dei giochi che io sceglierei perché non sono troppo fandango di quelle cose. Quindi è un bellissimo gioco, però Forza Motorsport me lo ricordo come un'esperienza più piacevole. Sì, vabbè, ciao, carina. Ocarina of Time, vabbè, abbiamo già capito chi è il vincitore. Buonanotte, che ansia. Crono qua vince. Qua vince Uncharted, anche se non di tantissimo. Qua God of War forse, Ocarina of Time, Chrono, qua è Ocarina, mi però che ansia, vabbè voto Ocarina perché Ocarina è il manuale dei videogiochi, è letteralmente il manuale dei videogiochi, il libretto di istruzione su come fare un videogioco, quindi Ocarina of Time, per forza di cose, se non l'avete ancora mai giocato in qualche modo, anche se è un gioco del 98, quindi per carità, un'esperienza vecchia eccetera, invecchiato secondo me anche abbastanza bene, ma comunque c'ha i suoi 200 anni. Fatelo perché vi cambia proprio la percezione di alcune cose.